Santa Follower Fair, la prima edizione in Italia dopo 10 anni dalla fondazione a Londra. Siamo in compagnia del direttore generale di Londra, appunto, Paul Matthews, e del direttore invece italiano, Marco Trevisan. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, 10 anni abbiamo detto, finalmente questa fiera approda anche a Milano. Di cosa si tratta esattamente? Allora, il concept è partito 12 anni fa a Londra su iniziativa di Will Ramsey, che è il fondatore di questo progetto, gallerista egli stesso, ha una galleria a Londra che tratta giovani artisti, e ha visto che c'era la necessità di colmare il gap che esiste tra le persone interessate all'arte, ma in maniera un po' tangenziale, nel senso che frequentano inaugurazioni, musei, eccetera, ma hanno un po' un timore reverenziale ad entrare in contatto con le gallerie, quindi entrare nelle gallerie e chiedere i prezzi, eccetera. Ha visto che c'era in realtà questo problema, questa gap da colmare, ed è così che è nato 12 anni fa il concept Affordable Art Fair. Milano è la decima città che ospita questo concept, dopo appunto Londra, Bristol, New York, Parigi, Amsterdam, me ne dimenticherò sicuramente. L'ultima è Singapore, giusto? Singapore a novembre, sì, e Milano è la decima. Ecco, una caratteristica di questa fiera è avvicinare il pubblico anche meno profondamente esperto d'arte, appunto all'arte contemporanea, con acquisti inferiori ai 5.000 euro, e quindi anche i giovani o chi, certo, comunque ha una curiosità verso l'arte può accedere. Come si è sviluppata però questa idea? How you develop the idea of young people approaching art? The art market is obviously a market's been there for a very long time, and it's always developing and always growing. And one of the things we really like to do is to look at people who, you know, perhaps, you know, they know what they like, they have an interest in whether it's photography or painting or sculpture, but they just don't really know where to go. And this provides a very kind of fun, accessible and open kind of way that people can come and have a really good time, you know, meeting galleries and looking at pieces and finding something they really love and take home with them. C'è un mercato molto ampio che si sta interessando a questo, al mercato dell'arte contemporanea. Molte volte però appunto c'è l'interesse da parte di giovani persone che vogliono approcciarsi all'arte però in maniera anche un po' più disinvolta, e visto che la richiesta era crescente, questa è sembrata la risposta adatta, insomma. Per avvicinare maggiormente i giovani sono stati ideati anche dei laboratori, degli incontri creativi rivolti appunto ai giovanissimi artisti, in modo che si possa conciliare sia un artista magari già affermato, sia qualche giovane talento che entra in contatto anche con qualche galleria. Certo, una delle caratteristiche di Affordable Art Fair è di offrire una serie di servizi gratuiti, tra l'altro, per, come dire, mettere più in confidenza il visitatore con il mondo dell'arte. Quindi esistono dei laboratori gratuiti per adulti, ad esempio sulle tecniche di stampa, le tecniche artistiche, vengono fatte delle dimostrazioni. Poi c'è ad esempio tipicamente uno spazio dedicato ai bambini, dove i bambini vengono fatti giocare in relazione al mondo dell'arte. Ad esempio in questa occasione abbiamo dei laboratori in relazione al lavoro di Kate Haring, di De Pero. Poi altri servizi divertenti legati anche al mondo della comunicazione virale, potrei dire, sono quelli, ad esempio, abbiamo una wrapping station, cioè chi acquista un'opera d'arte qui in fiera può andare presso uno stand dove gli verrà imballata gratuitamente l'opera d'arte e se la potrà portare a casa, è una cosa un po' divertente, con il nastro adesivo F, eccetera. Abbiamo ad esempio vicino a noi uno stand realizzato in collaborazione con l'Accademia di Brera, ed è il tentativo è quello di presentare nuovi talenti, infatti lo stand si chiama Young Talents, e in questa occasione essi stessi possono vendere le loro opere sempre con i soliti requisiti, cioè col prezzo inferiore a 5.000 euro e obbligatoriamente esposto. Tra l'altro abbiamo parlato di collaborazioni, c'è un'importante collaborazione con una rivista di settore che è Exhibart. In realtà sì, c'è una partnership con Exhibart che si è sviluppata su vari livelli. Ed Exhibart è interessante per noi perché ha un target trasversale, non di persone solo interessate al mondo dell'arte, ma anche al mondo della moda, del design, che sono tutti settori che interessano a noi perché sono tangenti a quello dell'arte. Certo. Ad esempio un'iniziativa alla quale abbiamo dato vita con loro è la distribuzione gratuita del nostro catalogo in alcuni punti selezionati dalla zona di Milano e dintorni, qui in Fiera, che è il catalogo distribuito gratis, anche ad Artefiera Bologna si poteva trovare il nostro catalogo gratis allegato ad Exhibart. Exhibart ad esempio, tramite loro 3 persone potranno vincere 3 voucher del valore di 300 euro ciascuno da spendere in Fiera nell'acquisto di opere d'arte, che può sembrare un'iniziativa
quasi irriverente, ma in realtà è un modo di dire: ma perché no? Provateci, certo. Tutti possono diventare un collezionista d'arte. Tra l'altro, uno slogan della vostra fiera è una famosa frase anche di Federico Fellini. Chi ama l'arte sa anche prendere la leggera. Anche in questo caso il tentativo non è quello di essere irriverenti, certo, ma è di dire: ma non trattiamo l'arte, come dire, vedendola un po' come una cosa polverosa, come si vedono spesso i musei in Italia, ma come dire, buttatevi, provate a comprare un'opera d'arte, perché anche il possesso di un'opera dà delle sensazioni, delle emozioni che magari dovrebbero essere accessibili a più persone. Certo. E avete un altro concorso legato invece all'olio sasso, dove un giovane artista ha la possibilità. Sì, un comitato, sì, organizzato in collaborazione con l'Olio Sasso, visionerà le opere di alcuni giovani talenti, soprattutto appunto lo stand dell'Accademia di Brera, e alcuni potrebbero essere selezionati per replicare queste opere d'arte su una tiratura limitata di lattine di Olio Sasso in occasione del 150° anniversario. Sì, esatto. L'ultima domanda, giuro. Abbiamo parlato e abbiamo anche capito, insomma, che il target per questo genere è più giovanile, diciamo fino anche ai 50, ma nell'arco di questi anni anche qualche attempato appassionato d'arte si è avvicinato a questo genere? Anche chi è young, like let's say until 50, but during the years do you have also more older public, like over 50 or just young people? Absolutely. I mean, we've had our youngest buyer ever was I think 14 years old. So, you know, we have people from very young age to you know, whatever. I mean, anyone who's interested in art, there's no limit to that. It's just when we're looking at bringing new people into the market that haven't bought before, normally that's our kind of target age, maybe 30 to 50. But, you know, it's art's about including everyone. AAF is about including everyone. And, you know, there'll be a lot of people that have bought before or you know, maybe even buying for the first time who might be older or younger or whatever. It's just it's a guide, you know, and it's just about getting, you know, getting as many people to come and to meet the galleries, to see the artists, to see the artwork as possible. Sì, l'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Hanno avuto il più giovane compratore, un ragazzo di 14 anni, però ovviamente il target è chiaro, va dai 20, 30 ai 50, però in realtà ci sono state anche ovviamente persone più adulte, e l'obiettivo è proprio quello in realtà di chiunque interessato all'arte di poter avere questo approccio facile, quindi senza limiti di età. Quindi a dimostrazione che ci si può avvicinare, capire l'arte contemporanea, anche se forse ci si sente fuori per poterlo fare. La fiera, ricordiamolo, è oggi l'inaugurazione il 2 di febbraio, ma proseguirà dal 3 di febbraio ufficialmente fino al 6 al Super Studio Più di Via Tortona a Milano. Quindi grazie a Marco Trevisan, Paul Matthews e la bellissima interprete Elisa. Elisa, grazie mille, arrivederci. Grazie.